dell'ospedale Cotugno di Napoli con Vincenzo Perone. Sì, eccoci Francesca dall'ospedale Cotugno di Napoli, 2231 i campani contagiati dal Covid-19, oltre 15.000 i tamponi effettuati, 140 le vittime, 88 i pazienti guariti fino ad ora. La rete assistenziale ospedaliera per reparti, per subintensive, per rianimazioni che oggi può contare su circa 170 posti di rianimazione in tutta la Campania sta reggendo. Il picco è atteso intorno al 15 del prossimo mese, del mese di aprile. Noi siamo con Rodolfo Conenna che è il direttore sanitario dell'azienda dei Colli qui Cotugno. Qual è la situazione, direttore? Come lei già diceva, la risposta organizzata passo passo dalla direzione alla presidenza della regione tiene nella misura in cui abbiamo sempre un piccolo margine rispetto alle richieste di terapia intensiva, quindi stiamo assecondando, aprendo progressivamente letti in tutta la regione, quello che è il crescere della domanda. Forse andrebbe potenziata la parte ancora di subintensiva, perché è una zona in cui si gioca una partita molto importante, che è quella di non far giungere appunto in terapia intensiva i pazienti e quindi intercettare più precocemente i pazienti più gravi. Ecco, direttore, l'emergenza, questa è l'emergenza che si attenuerà, come dicono gli esperti, nei prossimi mesi. Sicuramente ci sarà un contenimento di questo virus ed una attenuazione. Non potremo dire che scomparirà, ma quali saranno gli scenari futuri per i cittadini di questa regione, di questo paese? Certo, dobbiamo essere consapevoli che la convivenza con il virus e con la sua circolazione potrebbe durare anche molti mesi. Naturalmente la risposta ospedaliera speriamo rimanga contenuta e bisognerà fortemente lavorare sulla risposta territoriale, avendo la possibilità di mappare i contagi, di mappare anche gli immunizzati e di individuare rapidamente e spegnere piccoli focolai che facilmente, speriamo piccoli e speriamo pochi, ma potranno continuarsi ad accendere in vari punti della regione per un periodo prolungato. Grazie al direttore sanitario Rodolfo Conenna. Sky News International ha fatto un reportage sul Cotugno e l'ha portato come modello degli ospedali italiani, soprattutto per la sicurezza degli operatori sanitari e per i dispositivi di protezione individuale. Questa mattina la polizia penitenziaria, come hanno fatto ieri, vigili del fuoco, polizia di Stato e carabinieri hanno dato il loro tributo, il loro ringraziamento per gli operatori sanitari dell'ospedale dei Colli Cotugno, la loro vicinanza a questi medici da sempre, dall'inizio dell'emergenza, in prima linea per la battaglia contro il coronavirus. Dal Cotugno è tutto, a voi, linea, studio.